base della società e che Gesù ha voluto elevare alla dignità di sacramento. Cerchiamo proprio ora di concludere queste manifestazioni di annuncio alla città sul Vangelo della famiglia, celebrando l'Eucaristia, che è la sorgente di ogni sacramento, che è la fonte e il culmine di tutta l'evangelizzazione. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Il tema della nuova evangelizzazione. Marco è il secondo degli evangelisti e quindi ha scritto il suo Vangelo per dimostrare che Gesù è veramente il Figlio di Dio. Che Dio ha mandato nel mondo per amore. E di fronte alla morte di Gesù, centurione dice: costui è veramente Figlio di Dio. Ecco, carissimi fratelli e sorelle, l'annuncio che è enigmatico, cioè essenziale, che noi dobbiamo dare sempre con la parola, con la nostra vita, con i nostri segni, cioè che Cristo vive. Cristo è risorto, c'è una verità che nasce proprio dal progetto che Dio ha sull'uomo, sulla donna, un progetto che invece la cultura dominante cerca di distruggere, di sconvolgere. Ecco allora che la testimonianza cristiana oggi è più doverosa che mai, proprio per realizzare la parola che noi abbiamo appena ascoltato. E lo dobbiamo fare con modestia, con umiltà, come dice la prima lettera di Pietro. Rivestitevi tutti di umiltà, perché Dio resiste ai superbi. Ecco allora l'atteggiamento proprio di servizio. Uno potrebbe dire, ma se pensiamo alla notte bianca rispetto alla notte viola di Rimini, beh, c'è un po' più di differenza. Ma non è la differenza che conta, è il segno che si dà. È il coraggio di andare in piazza a parlare, perché manchiamo di coraggio, carissimi fratelli e sorelle. Siamo in ritirata, ci vergogniamo di Cristo, e allora noi, se ci vergogniamo di Cristo, dobbiamo ricordarci quello che Lui ha detto. Se uno si vergogna di me davanti agli uomini, io mi vergognerò di Lui davanti al Padre mio. Ma Gesù ha scelto un'altra dimensione, quella dell'amore. Ecco, quella dell'amore, l'amore, quella che sta dicendo adesso Papa Francesco, l'amore. Però Papa Francesco parla anche del demonio, non lo nasconde mica, perché l'amore deve essere attenzione agli altri, non soltanto per dargli da mangiare, questa è la cosa prima, ma perché possono veramente conoscere il Vangelo, possono crescere nella fede, nella speranza, nella carità. Allora oggi noi, di fronte alla crisi della famiglia, abbiamo il dovere proprio di fare tutto ciò che è il nostro potere per dire a tutti che l'amore tra l'uomo e la donna è il segno dell'amore di Dio per il suo popolo, di Cristo per la sua Chiesa. Gesù ha voluto elevare questo amore alla dignità di sacramento. È vero che il Signore non ha tolto la benedizione al matrimonio naturale, a quelli che si sposano in comune davanti al Signore, però è una benedizione che prepara il sacramento per chi crede in Cristo, prepara cioè un segno che produce nella società quello che si dice, cioè l'amore vero che dona se stesso, non cerca il proprio tornaconto, ma cerca il bene dell'altro. È questo amore che noi abbiamo bisogno di riportare in alto. E allora andate in tutto il mondo, dice il Signore, col Vangelo di Marco, proclamate il Vangelo,
ad ogni creatura. Perché? Perché alla fine saremo giudicati e chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato. Allora, carissimi, è importante fare sintesi di tutti questi temi. Questa festa di San Marco ci dice che il Vangelo non è un libro da accantonare, ma è una parola da annunciare, è una parola da testimoniare a livello personale. E oggi lo diciamo soprattutto a livello familiare. La Chiesa ha bisogno di famiglie che stiano insieme, capaci di annunciare questo Vangelo dell'amore, il Vangelo della fecondità, il Vangelo della solidarietà. Ecco allora le parrocchie, famiglia di famiglie, dice la familiare sconsorzio. È importante recepire proprio questo. E quando siamo andati dal Papa, io ho avuto questa fortuna, essendo amministratore apostolico di Ferdinand in Armenia, faccio parte della conferenza episcopale Umbra, e siamo andati lunedì scorso dal Papa, che gioia, si mette lì in mezzo a noi, proprio. E io ho detto, santità, io sono qua per orare, ecco, diciamo così, la sua preghiera, che vi aiuti in una missione difficile, ma non impossibile, ci vuole proprio una dimensione di grande solidarietà ecclesiale. Dobbiamo cercare di stare uniti attorno all'Eucaristia, cercare di realizzare proprio quello che la Chiesa dice della famiglia. La famiglia è il cuore della Trinità. Come in Dio c'è una famiglia, Padre, Figlio e Spirito, così la famiglia umana è, riprende l'amore e la verità di Dio, che è la Trinità, si aggiunge proprio come una linfa vitale. Noi dobbiamo ristabilire l'amore tra l'uomo e la donna come segno di una ripresa fondamentale. E lo chiediamo a San Valentino, che invoco tutti i giorni. Allora cerchiamo proprio di fare tesoro di questo, ognuno faccia la sua parte, perché da solo nessuno può salvare, solo Cristo ci può salvare. E noi siamo uniti a Lui, quindi se stiamo uniti alla Chiesa, agli altri Papa e il Vescovo, noi siamo sicuri di iniettare dentro la società questa linfa vitale, in modo particolare per la famiglia, per i giovani, per i ragazzi, perché possono avere un futuro. Quindi vuol dire che qui si deve cambiare tempo. Anche stamattina, no, abbiamo visto, è giusto fare il 25 aprile, ma non politicizzato, italianizzato. C'è la liberazione che è auspicio di una liberazione interiore, come quelli che fanno la marcia tra Perugia e Assisi. Se non sono in grazia di Dio, cosa producono? Niente! Niente. Ci vuole la grazia di Dio, come dice qui il testo. La grazia di Dio. Con il mandato agli operatori di pastorale familiare. In questi ultimi 3 anni in eccellenza ci siamo un po' aggiornati e abbiamo fatto un percorso dove abbiamo un po' ripreso in mano tutte le tematiche fondamentali della pastorale familiare per dare un po' di vigore a questo nostro servizio alle famiglie di Terni in Ardenne. Allora la ringraziamo anche per questo mandato che dà a questi nostri fratelli perché possano servire la famiglia in tutte le sue espressioni e sostenerla nell'annunciare il Vangelo come ci ha inviato. Di benedizione per gli operatori di pastorale familiare. Guarda